HR TV Week, la settimana delle fonti TV in esclusiva dedicata al mondo del lavoro, delle HR, settimane monotematiche che sulle fonti TV ormai sono diventate protagoniste e che si vanno a inserire nella nostra normale programmazione, nella quale parliamo di mercati, economia, politica e mondo delle professioni. Sul nostro sito lefonti.tv potete leggere nello specifico di cosa si tratta, una settimana dedicata completamente a tematiche che hanno a che fare proprio con le nuove frontiere del lavoro, con focus, interviste, approfondimenti e tavole rotonde relative allo smart working, ai nuovi strumenti normativi, un nuovo mondo del lavoro, un nuovo modo di lavorare. Questa è la seconda edizione e questi sono i numeri che sono stati raggiunti con tematiche affrontate come questa: 3,4 milioni di telespettatori, 85 ore di diretta TV, oltre 50 aziende e studi legali attesi e oltre 30 CEO e HR manager. Quindi, insomma, dà l'idea dell'importanza che un argomento come questo ha sempre, ma soprattutto nel contesto storico che stiamo vivendo. Oggi la tavola rotonda che ci vedrà protagonisti noi come le fonti, ma i nostri relatori, ha il titolo che vedete in sovraimpressione: Lavoro e Diversity, ma diverso da chi? Perché abbiamo voluto mettere questa domanda anche un po' provocatoria? Perché naturalmente quando parliamo di diversity parliamo di un concetto con il quale ci stiamo confrontando ormai da tempo nel mondo del lavoro. Il modello lavorativo è cambiato, prima la diversity era considerata in un modo, oggi sicuramente è considerata in un altro modo. È un modo, uso, scusate ancora questa parola, ulteriore per potersi innovare, per poter guardare al futuro con una maggiore propensione anche a quelle che sono tutte le novità. Il tema è lavorare in equilibrio con il team, cercare di far sì che il team al lavoro possa sentirsi sempre più unito, coeso per andare verso un raggiungimento ulteriore degli obiettivi. Però appunto perché la domanda provocatoria è diverso da chi? Perché quando usiamo la parola diversità, in realtà no, dobbiamo capire bene che cosa intendiamo, no? Altrimenti non riusciamo a fare il passo ulteriore che ci serve proprio per raggiungere gli obiettivi di cui stavo parlando. Io vi presento subito i nostri relatori che ne parleranno insieme a me, a partire da Maddalena Boffoli, founder dello studio legale Boffoli. Bentrovata Maddalena, buongiorno. Ritrovati. Saluto Miriam Frigerio, Head of Brand and Buongiorno. Communication Sorgenia, buongiorno a lei. Roberto Speziotto, Buongiorno responsabile risorse umane di Banco BPM. a voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, e tra poco ci raggiungerà anche un altro ospite che introdurrò immediatamente, però iniziamo subito questa discussione. Partirei dall'avvocato Boffoli, proprio a partire da quello che stavo dicendo poco fa, se a suo parere l'introduzione è stata corretta per andare a inquadrare l'argomento di oggi, cioè quando si parla di diversity, che cosa si intende esattamente? Perché altrimenti non riusciamo poi a declinarlo, no? Come concetto. Direi che l'introduzione è stata assolutamente perfetta, sei sempre puntualissima da questo punto di vista. Allora, il tema è che se guardiamo al mondo del lavoro, tendenzialmente viene immediatamente da pensare al gender gap, no? Alla diversità tra mondo maschile e mondo femminile, dove sono già state introdotte una serie di norme. Il tema è sempre all'ordine del giorno, voglio dire, nella diversità tra uomini e donne. Ma il concetto di diversity ed inclusion, di cui parleremo oggi, in realtà attiene a tutta un'altra serie di aspetti, che non è soltanto il sesso o, attenzione, anche l'orientamento sessuale che fa anche la differenza, ma anche la religione, l'etnia, le abilità. E non dobbiamo dimenticare anche nel mondo di lavoro quanto sia importante anche l'età anagrafica, che è un altro motivo di diversity. Una cosa infatti è vivere, diciamo così, nel mondo normale, siamo tutti bravissimi, no, a dire ah, siamo tutti assolutamente tolleranti, siamo disponibili a stare con tutti, e già lì apriamo il tema della diversity. Ma Esatto. perché? Noi siamo meglio degli altri? Esatto. Cioè, il concetto qual è? Il punto di partenza da cui dobbiamo partire, esattamente quello. Io ho sorriso quando abbiamo visto durante il periodo di Covid l'aereo di Alitalia sbarcato alle Mauritius, dove i mauriziani gli hanno detto: vi prego, non vi vogliamo, tornate indietro. Ecco lì per la prima volta ci siamo posti il problema che probabilmente noi, che se ci sentiamo in qualche modo esseri perfetti, veniamo considerati anche noi diversi dagli altri che hanno etnie, religioni comunque diverse. Quindi il concetto, il punto di partenza, che secondo me deve portare a un vero cambiamento, è che non è vero che siamo tutti uguali, siamo tutti quanti diversi e quello cui bisogna dare rilevanza è proprio la diversità, perché nella diversità
ciascun individuo ha dei propri talenti, delle proprie capacità che possono comunque migliorare il sistema, che sia il sistema sociale e a maggior ragione il sistema lavorativo. Certo. Per cui deve essere proprio cambiato completamente il punto di vista, perché se partiamo dal concetto di uomo bianco ed è il metro di paragone, perché all'interno dell'azienda tutto il resto è diverso, beh, insomma, abbiamo storicamente un ricordo proprio non positivo, no? Di Sì, questo tipo di certo. Beh, ma concetto. guardi, avvocato, lei effettivamente, io stavo per dire questa cosa e mi fa piacere che lei mi abbia preceduta, perché il peccato originale è proprio quello di considerare la diversità come un concetto negativo. Cioè, o meglio, abbiamo imparato ad usarlo con un'accezione negativa, è d'accordo? Cioè, è per quello che poi, quando si parla di diversità, tutti i ragionamenti che arrivano sono distorti in qualche modo, no? Se non si approfondiscono. Sono assolutamente d'accordo. Come dicevo, il concetto io ogni tanto vengo vista un po' come una specie di aliena, no? Quando si parla di uguaglianza, uguaglianza, uguaglianza. Cerco di paragonare sempre il mondo umano a quell'animale. Perdonatemi la forzatura. Una cosa è il genus, no? Il genere animale, il genere umano. Poi ci sono le species, quindi all'interno del mondo animale ci sarà la zebra, il colibrì, l'elefante, il coccodrillo, il gatto, il cane. Tutti servono nel macrosistema naturale comunque a creare un certo equilibrio. Lo stesso accade esattamente nel mondo, passatemi il termine, degli umani, Sì. dove siamo tutti, apparteniamo tutti al genere umano, ma con delle specie diverse, con una caratteristica poi fondamentale anche nel nostro modo di pensare. Parlavamo prima con la dottoressa Frigerio, no, di talenti, la fortuna di un talento. Ciascuno di noi, se ha la possibilità di esprimere un talento, Sì. quindi per educazione, per possibilità, perché il contesto sociale e politico glielo consentano, sicuramente potrà dare un valore aggiunto sia al mondo lavorativo che al mondo sociale. Quindi, a mio avviso, va completamente invertito il sistema. Non parlare di uguaglianza, il principio è la diversità, e nella diversità c'è il vero valore. Certo, assolutamente, assolutamente. La premessa fatta ulteriormente è giustissima. So che ci ha raggiunto anche il quarto relatore, il quarto ospite, forse deve attivare solo l'audio. Io comincio a introdurlo così completiamo la presentazione degli ospiti. Davide Procopio, Head of Talent Management, Holistic Leadership and Change Management di Enel Group. Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco sì, perfetto. Così abbiamo presentato tutti i nostri ospiti. Beh, a questo punto io faccio subito una domanda a lei, Davide, perché così seguiamo anche un po' un filo logico rispetto ai punti che vorrei affrontare con voi. Probabilmente ha sentito quello che abbiamo raccontato insieme all'avvocato Boffoli, anche se si è collegato un po' dopo. Però da Enel come viene interpretato questo concetto di diversity? Parliamo anche con lei, partiamo anche con lei da qui. E a partire da quale livello della catena viene approcciato? Così facciamo un passo in più. Sì, no, ho avuto la fortuna di ascoltare, infatti, come dire, mi ritrovo appieno ed è quindi con slancio che posso partire nella visione di Enel nell'ambito della diversity. Per noi diversity in primis si sposa un altro concetto fondamentale, quello di inclusion, e non è un aspetto banale, nel senso che può essere riconosciuta la diversità, ma poi ci deve essere la capacità di inclusione delle persone, perché altrimenti rimaniamo ad uno stato embrionale, no? E per quanto concerne Enel, la diversity inclusion è un aspetto centrale. Condivido moltissimo quello che si diceva, non parliamo di diversity esclusivamente in termini di gender, ma parliamo di diversity in termini di età anagrafica, di geografia. Noi siamo presenti in più di 30 paesi, per cui per noi è fondamentale anche creare un senso di appartenenza e di inclusione ampio, okay? Quindi su tutti i continenti. E un concetto che noi tendiamo a davvero utilizzare come nostro mantra è quello che la diversity e l'inclusion sono per noi un valore. E se si incomincia a ragionare sul presupposto che davvero si può ottenere valore dalla diversità, includendo tutti i colleghi e le colleghe, allora è molto semplice approcciarsi ad una crescita e ad uno sviluppo che negli ultimi anni il nostro gruppo ha visto. Certo, Quindi sì. tu mi chiedevi come si approccia,
mi chiedevi come diciamo viene percepito e come viene sì esatto a livello della catena del valore aziendale, esattamente, esattamente. Beh, noi partiamo, lo utilizziamo in tutta la filiera, soprattutto nell'ambito di in tutta la famiglia professionale People and Organization utilizziamo tantissimo e stiamo molto attenti al concetto di diversity inclusion. Quindi basti pensare che già nell'ambito del recruiting i nostri recruiting day vedono tantissimi giovani ovviamente suddivisi, no? In cluster assolutamente eterogenei, e quindi troverai uomini e donne ovviamente nello stesso numero, ma troverai anche e soprattutto persone provenienti da culture assolutamente diverse, persone provenienti da esperienze professionali e di studio diverse, quindi vedrai economisti approcciarsi con filosofi, con ingegneri, e questo è davvero un momento che crea davvero tanto valore, ok? Anche per noi, anche per noi che siamo lì, ma soprattutto per i ragazzi, cioè per le persone che poi si approcciano in quella giornata lavorativa, vi posso dire che ne escono veramente tanto soddisfatti, anche coloro i quali poi non riescono a superare le selezioni. Quindi ci rendiamo conto come effettivamente a lavorare su questo dà quantomeno qualcosa, lascia quantomeno qualcosa alle persone che partecipano. E questo ce lo portiamo per tutta la catena del valore, quindi fino a quelli che poi sono i processi di sviluppo manageriale, i processi di sviluppo della leadership. Quindi anche qua chiediamo ai nostri manager sempre di identificare dei pipeline che siano con caratteristiche assai eterogenee da loro stessi, ma non solo di gender e di età, ma anche proprio di chiediamo per esempio a manager assolutamente estroversi di identificare anche possibili pipeline introversi. Perché? Perché abbiamo bisogno di creare un humus fertile che consenta poi all'azienda di crescere e di approcciarsi al mondo esterno partendo da un presupposto di eterogeneità forte. Sì, al nostro interno. Certo, ecco, abbiamo aggiunto altre parole, insomma, da cui possiamo poi continuare la nostra discussione, parole che erano già state messe sul tavolo prima ma che sono state riprese, cioè parliamo di valori e parliamo anche di inclusione, quindi come attuare delle politiche di inclusione che siano sempre più mirate e sempre più efficaci. Io passerei a Roberto Speziotto, perché intanto stessa domanda, insomma, come si è evoluto l'approccio alla diversità per voi, ma aggiungendo un ulteriore tassello, cioè parlando di politiche di inclusione, quali difficoltà, criticità eventualmente ci sono state nel periodo del Covid, perché poi tutti i rapporti si sono rimessi in discussione chiaramente, quindi come si può parlare di inclusione attraverso i nuovi modelli che per forza di cose abbiamo dovuto apprendere? Sì, allora partirei da un concetto, che tutti i ragionamenti che sono stati fatti sono ragionamenti che io penso che in qualsiasi grande azienda italiana tutti dichiarano di fare queste cose, di avere questa attenzione, di avere questa sensibilità. La differenza la fanno poi i comportamenti, la differenza la fanno i processi, la differenza la fa il mettere a terra e scaricare a terra tutte queste buone idee, buoni propositi. Noi Banco BPM siamo una startup nata 3 anni fa dalla fusione di 2 banche che avevano 150 anni di storia. Quindi se lei mi dice qual è la diversity che io devo gestire all'interno della mia azienda, la prima diversity che devo gestire sono tante realtà che si sono fuse insieme e che devono lavorare insieme. E quindi se penso al primo concetto che noi in tutti i giorni stiamo tentando di scaricare in qualsiasi nostra operazione a terra, è il fatto di mettere tutti nella stessa condizione per poter tutti ambire a quello che può essere un percorso di crescita, un percorso di sviluppo. E quindi anche perché probabilmente nel momento in cui tu fondi delle aziende, il fatto che uno è un ex di una parte, uno è un ex di un'altra, c'è sempre. Quindi da questo punto di vista poi il dover gestire delle politiche ti permettono di integrare, di gestire in maniera equa la popolazione che hai, diventa complesso. È evidente che poi quando più l'azienda è grande più queste difficoltà sono concrete. Direi che tra l'altro in tutti questi processi il mondo Covid ha resettato tutti la filiera di trasmissione della nostra catena gerarchica, perché è evidente che il contatto a distanza è un contatto che ha cambiato anche un po' le regole del gioco. Certo, il fatto di poter permettere a tutti di stare insieme
il poter permettere a tutti di poter vivere la vita aziendale. Noi come Banco BPM siamo radicati in territori che hanno avuto, che sono stati colpiti in maniera fortissima. Se penso alle valli bergamasche, dove noi abbiamo credito bergamasco, è evidente che noi nel primo periodo la prima grande attenzione era quella di stare vicino alle nostre persone, ma proprio per curare come stanno, che era il primo passaggio per poter poi pensare di fare politiche di gestione dei clienti piuttosto che di quello che era lo sviluppo delle nostre persone. Certo. Quindi la grande attenzione a come metti tutti nella stessa condizione per poter ambire a certi processi diventa per noi fondamentale. Non lo farei, come è stato detto anche prima, o solo un tema di donna, uomo, di sesso, di religione, è una cosa che va, è molto molto più ampia come ragionamento. Assolutamente sì, e infatti bisognerà essere bravi poi a recepire tutto ciò che ci ha portato anche il cambiamento e declinare il concetto e il valore in modo assolutamente più ampio possibile. Miriam Frigerio, allora, lei insomma è a capo della comunicazione, parliamo anche da questo punto di vista. A partire dall'attività di comunicazione, qual è la vostra esperienza nel valorizzare proprio la diversità? Come l'avete insomma sviluppato questo concetto? Sì, buongiorno a tutti. Sicuramente diciamo, l'esperienza più significativa che noi abbiamo fatto come azienda, che anche proprio a livello personale in più mi ha, come dire, colpito anche rispetto ai temi della diversity, è la collaborazione che abbiamo inaugurato ormai 3 anni fa con BBVIO. Quindi di fatto la scelta che abbiamo fatto come azienda, oltretutto come azienda che in quel momento stava uscendo da una fase abbastanza critica della sua storia, di individuare un testimonial, quindi una presenza, una persona che ci rappresentasse a 360 gradi, e ci siamo scelti una persona che è un disabile di quelli, sono molto d'accordo, no, sulle discussioni, sulle considerazioni di che cos'è diverso. Se diverso è quello che è, diciamo, che non rientra nella gaussiana di quanto è più diffuso, sicuramente una persona che non ha le braccia e le gambe è diversa. La cosa che noi abbiamo fatto questa scelta a suo tempo, per ragioni, mi verrebbe da dire, molto tradizionali, cioè abbiamo individuato questo testimonial come figura che rappresentava meglio di chiunque altro si potesse immaginare i nostri valori in quel momento. Sì. Ci siamo poi resi conto di aver fatto una cosa che andava molto al di là anche a livello sociale rispetto alle nostre esigenze, cioè noi per primi, non avendo un target tra virgolette di disabili, non avendo un prodotto specifico da, come dire, allocare o pubblicizzare rispetto a quel gruppo, abbiamo pensato di prendere una persona e farla nostro emblema 360 gradi, e questo si sposa nella nostra, così, nelle mie riflessioni, con molti discorsi fatti finora, in particolare l'apertura dell'avvocato Boffoli, cioè diverso da chi? Diverso, la diversità in qualche modo sta, secondo me, negli occhi di chi guarda, e la diversità sta nelle parole di chi racconta. Allora, anche nella scelta e nel racconto di una persona diversa, diciamo, è molto importante come lo si racconta. Cioè, noi abbiamo scelto un testimonial, una persona, e abbiamo evidenziato anche tecnicamente, se vogliamo, nel racconto che abbiamo fatto, non quello che non ha, ma quello che ha. Cioè, noi abbiamo fatto gli esempi stupidi dei close up sugli occhi di Bebe, sul gesto atletico del fioretto, non abbiamo mai fatto indugiato su dettagli che potessero evidenziare quello che non aveva. Ecco, secondo me, quando si parla di diversità in senso più generale, l'evidenza di quello che c'è, di quello che c'è in più, di quello che è il valore aggiunto, e non l'insistenza su quello che manca, è una chiave perché si possa andare sia nella direzione dell'inclusione sia nella direzione della valorizzazione di cui si partiva prima. Scusate, sì, un esempio banale. Sì. Io non posso pensare di essere definita come non uomo, non alta, non bionda. Io sono una donna di alta 1,60 m, castana. Quindi mi chiedo perché, quando io devo quando c'è un'associazione nazionale ciechi, io devo parlare di non vedenti. Certo. Parlerò di ciechi.
Quindi, come dire, le parole, si diceva qualcuno, le parole sono importanti. Le parole, secondo me, devono rappresentare, non censurare. Quindi, nel momento in cui raccontiamo qualcuno che non risponde alla, appunto, gaussiana della distribuzione della popolazione, però dobbiamo valorizzare, quello che ha, non quello che gli manca. Io credo che questo tema sia a livello di comunicazione, sia una delle chiavi Eh sì. fondamentali per dare una mano poi all'inclusione, a eventuali anche policy di inclusione, ad esempio a livello aziendale. Certo, ma infatti l'errore che si fa spesso è quello di ragionare per standard, no? E quindi dobbiamo essere tutti omologati perché come se tutti noi anche per primi, perché poi l'errore parte da un discorso personale, ci mettessimo in competizione con gli altri perché diciamo devo fare esattamente quello che fa lui. No, invece la potenzialità di ciascuno deve essere valorizzata, no? Per unire poi le Assolutamente. forze. È questo il concetto, però è un errore che credo appartenga un po', non so, Miriam, ma giusto 3 secondi su questo perché andiamo nell'ambito insomma, della psicologia e non è il nostro mestiere, però è un po' un qualcosa che appartiene alla sfera umana, no? All'essere umani, quello di guardare quello che fanno gli altri e dire guarda, lo devo fare anch'io così sarò bravo come lui barra lei. Ma allora, sicuramente sì, questo secondo me è, come dire, come tutto quello che, appunto, poi non sono una psicologa, E quindi no, appunto, parere mio nemmeno che io. vale tanto Esatto. quanto, Sì. credo che rientri che sia una di quelle cose che è un sottile filo, no? Cioè puoi guardarlo da una parte o dall'altra. Credo che questo nostro atteggiamento abbia in sé un potenziale rischio, cioè quello di classificare anche e ricondurre a quote tutto quello che è un po' diverso, quindi tanto a te, tanto per in qualche maniera far sì che tutto sia più facile, più riconoscibile, più gestibile. D'altro Ok. lato, però, credo che se lo sfruttiamo e se lo viviamo in modo consapevole, possa avere una grandissima potenzialità, cioè possa far sì che ciascuno di noi, apparentemente normale, poi appunto cosa vuol dire, possa trovare un esempio e una motivazione in persone che magari hanno dovuto affrontare delle difficoltà maggiori, e che diventano dei modelli Certo. assolutamente positivi, A che cui poi è un po' cioè, il caso Zanardi, adesso senza voler divagare, è Sì, emblematico in questo momento, è vero, è di vero. una persona che ha dato che è molto di più rispetto Assolutamente al sì, assolutamente sì. A soggetto partire sportivo. da altre possibilità, ovviamente, per forza di cose. Allora, tornando su quelle che sono, appunto, abbiamo fatto questa divagazione psicologica, ma insomma, torno dall'avvocato Boffoli, ma che serve anche per comunque inquadrare ancora meglio il tema. Avvocato Boffoli, allora, da un punto di vista normativo, quindi tornando sulle competenze di ciascuno, a che punto siamo su questo tema? Cioè, il sistema normativo come sta operando su tutto questo? Il sistema normativo ha fatto sicuramente grandi passi avanti. Noi abbiamo l'articolo 3 della nostra Costituzione che garantisce chiaramente parità di diritti senza differenze, come diciamo prima, di genere, di razza, di religione o quant'altro. Di lì, dalla Costituzione ad oggi, sicuramente sono fatti tutta una serie di interventi normativi. Si pensi per esempio banalmente a quella che era la tutela della maternità, che è diventata norma sui congedi, per esempio parentali, dove anche lì non dovrebbe più esserci differenza tra uomini e donne, così come anche sono previste, è stato introdotto già da qualche anno un processo semplificato per tutti i comportamenti discriminatori all'interno degli ambienti di lavoro. La Sì. verità con tutto questo però è che si deve partire comunque anche da un cambiamento sociale. Per arrivare poi comunque magari veramente a una scelta soltanto fatta sulle competenze, perché si pensi, facevo prima l'esempio della norma sui congedi parentali, quanti uomini effettivamente nelle aziende ne usufruiscono? Rispetto ai primi anni il numero certamente è un po' salito, ma spesso mi è capitato di sentire, quindi anche in ambienti extra lavorativi, ah, lui l'ha preso, no, non lo prendo perché fa il mammo. Alla fine, come emerso dal dibattito, insomma, anche precedente, il tema è un tema di carattere culturale, dove ciascuno di noi è portato comunque in qualche modo a classificare. Quindi si pensa anche al processo discriminatorio che dicevo prima, è uno strumento che sicuramente agevola tantissimo chi subisce comportamenti discriminatori, ma è un processo scatenato.
scarsamente utilizzato, perché poi alla fine c'è sempre comunque un tema anche di timore da parte di chi subisce la discriminazione in qualche modo nel cercare di portare avanti un proprio tipo di battaglia. Quindi norme sì, si pensi ad esempio alle quote rosa, soltanto per insegnare comunque o abituare a un certo tipo di passaggio in qualche modo. L'ambizione dovrebbe essere chiaramente quella di arrivare invece in un futuro comunque a una scelta ovviamente che non sia imposta, ma che sia fatta di riconoscimento, come dicevamo prima, di talenti e di capacità. Sì, sì, assolutamente sì. Bene, quindi anche il fatto da un punto di vista normativo che ci siano passi avanti è sempre bene tenerlo a mente, insomma, avvocato, perché sa che a volte si punta sempre il dito contro la lentezza, no, di determinati processi e quindi che rallentano automaticamente anche tutto ciò che può conseguire. Però questa Qualcosa è stato fatto, qualcosa si può sicuramente ancora fare, però devo dire le norme servono per regolamentare il vivere civile, quindi seguono di pari passo quello che è il cambiamento sociale, a volte lo anticipano, a volte invece diventano la conseguenza naturale di quello che è stato invece un effettivo cambiamento. Assolutamente. Si pensa anche ai contratti collettivi, alla fine a volte anticipano gli accordi comunque tra aziende e sindacati, anticipano quello che poi sarà un cambiamento normativo, perché l'esigenza aziendale in quel momento effettivamente diversa, tanto fanno le persone, tanto fanno i direttori di risorse umane all'interno delle aziende, e la mentalità delle aziende che aiuta anche un certo tipo di percorso nel cambiare. Sì, 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 insomma le cose poi si devono integrare come sempre. Davide Procopio, torno da lei, perché insomma una piccola premessa su quelle che sono le sue competenze, appunto visto che parlavamo di competenze, lei si è sempre occupato di innovazione, quindi mi viene spontaneo chiederle come mai insomma una persona come lei che si è occupata sempre di Open Innovation si è trovata a gestire, no, una divisione come quella HR, quindi eventualmente com'è stato questo passaggio e di conseguenza cosa significa innovare il processo organizzativo? Restiamo sempre poi sul tema della diversity, quindi che fa da trade union a tutte le considerazioni. Allora, il passaggio storico vero che ha portato il nostro gruppo ad una nuova concezione di innovazione, di open innovation, è stato ovviamente l'avvento del nostro AD, l'ingegner Starace, che ha portato ovviamente una ventata assolutamente nuova e diversa, per l'appunto. Sì. E questa nuova ventata ci ha portato a vedere anche a livello proprio di approccio nei confronti dell'innovazione qualcosa in più, qualcosa di nuovo che prima non c'era. Quindi il presupposto alla base dell'open innovation è l'apertura, come dice la parola stessa, e quindi lavorare in un ecosistema aperto dove il presupposto alla base è quello di collaborare e di condividere con tutti gli altri interlocutori, quindi tutti gli altri, diciamo, tutte le altre persone che sono sedute al tavolo di questo ecosistema. E parlo quindi di aziende, ma parlo anche di università, di centri di ricerca. Quindi per noi è fondamentale l'apertura e la condivisione. Questo momento è uno dei tanti di condivisione che come gruppo facciamo. Ma perché? Perché abbiamo capito che la condivisione anche qui è un grosso valore. È un grosso valore di crescita, e quindi non star chiusi a come dire, difendere quanto più possibile le proprie idee, a non condividerle per la paura che queste idee vengano poi rubate da altri. In realtà il presupposto è proprio lo stesso: quanto più si condivide, tanto più si dà possibilità agli altri e a se stessi di crescere. Quindi noi quello che abbiamo fatto in realtà è trasporre un modello di lavoro che era quello di Open Innovation, che abbiamo all'interno della nostra struttura di innovation, anche all'interno dell'ambito di People and Organization. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che se una struttura funziona, se i processi funzionano, replicarli su un ambito che riguarda appunto forse l'elemento più complesso che abbiamo in natura, che è l'uomo, l'essere umano, avere lo stesso approccio ci ha portato ad avere successo. E quindi l'idea di incominciare in primis a pilotare, a fare dei pilot quanto più possibile efficaci su gruppi piccoli di persone, e una volta che questi pilot hanno successo espanderli a tutta la popolazione. E alla fine il mio passaggio è stato semplicemente quello di far ciò dalla tecnologia all'essere umano, che tra l'altro è molto più divertente, molto più ingaggiante, quindi
posso dire che il passaggio è stato piacevole da una parte, complicato dall'altra, però indubbiamente credo che sia stato un qualcosa inizialmente di successo e forse anche inaspettato, ma che poi ci ha portato in realtà a tante soddisfazioni. Quindi posso citare anche l'esempio di un progetto che stiamo seguendo in questo momento. Prima si parlava di disabilità, io mi trovo perfettamente con quanto diceva appunto la collega, perché in realtà spesso e volentieri è sempre un approccio culturale, cioè vedere il disabile e approcciarsi al disabile con, come dire, una modalità quasi caritatevole, quando in realtà noi possiamo fare, come dire, di tutto, anche a livello di nuovi modelli di business a favore di persone che semplicemente hanno delle esigenze diverse dalle nostre. Sì. Tanto più che la disabilità può essere una disabilità di natura temporanea, perché quando qualcuno si rompe una gamba o un braccio diventa automaticamente una persona disabile e ha determinate esigenze diverse magari da quelle che aveva prima, poi ritornerà ad averne altre, ma quindi tornando al concetto che volevo esprimere, noi partecipando a questo grosso progetto internazionale dal nome Valuable 500, in cui sono presenti grandissimi gruppi, no? Da Google a Microsoft e via dicendo, stiamo lavorando con l'obiettivo di creare nuovi modelli di business a favore di appunto la disabilità, ma la disabilità in senso esteso, ok? Perché okay, alla fine, sì, come dire, è sempre un approccio di come noi vediamo gli altri, ma la disabilità è presente in tantissime persone, quindi anche solo l'idea di approcciarsi in maniera differente a qualcosa. Ad esempio, noi abbiamo modificato e da fine 2020 saranno disponibili le nostre colonnine di ricarica presenti su tutto il territorio nazionale per sì, caricare anche le sedie per disabili, le sedie a rotelle, no? E questo era un concetto che magari fino a pochi anni fa neanche ci si pensava. No, certo, non ci si pensava, assolutamente, assolutamente. Anche uscire e fare una passeggiata un po' più lunga, perché magari la sedia non riusciva a supportarlo. Quindi l'idea di mettere a disposizione un qualcosa che già esiste. Va bene, assolutamente, grazie, esempi concreti servono sempre, quindi vi ringrazio, se ne avete sono sempre ben accetti. Visto che la nominata, insomma, Miriam, torno da lei, parlando sempre di comunicazione. Perdonatemi, ma sento un po' di ritardo, quindi non ho capito se cercando di... Ah, okay. No, posso così, ho detto grazie per gli esempi concreti che sono sempre ben accetti, quindi perfetto. No, dicevo Miriam, tornando sulla comunicazione, quella, insomma, la comunicazione verso l'esterno, come si è tradotta poi all'interno? Cioè, quali sono state le reazioni dei collaboratori, gli effetti sui collaboratori? Ma allora, guarda, la prima cosa che mi così automaticamente ho notato è una grande gratificazione, un grande senso di appartenenza all'interno. Noi siamo una realtà relativamente piccola, siamo circa 300 persone, relativamente piccola per il settore nel quale operiamo. Poi appunto venivamo anche da una storia particolare, il passaggio bebe, diciamo così, è stato un momento fondamentale anche al nostro interno, perché in qualche maniera le persone si sono sentite assolutamente rappresentate, motivate, gratificate dall'immagine che l'azienda aveva deciso anche di assumere verso l'esterno. Poi ci sono episodi, dicevi episodi, beh, quando Bebe viene più di una volta venuta qua da noi anche semplicemente per incontrare colleghi, quindi a porte chiuse, e lì hai un po', come dire, la prova del 9 di a che punto sei con il concetto di integrazione. Nessuno mai ha assunto un atteggiamento morboso, pietista o curioso, nei suoi confronti c'è l'ammirazione che c'è nei confronti di una persona di grande successo, la richiesta di consigli, autografi per il figlio, consigli per il figlio che vuole fare scherma, ma come inizio, dove inizio, cosa fa, la curiosità su quello che succede nel villaggio olimpico. Più in generale, secondo me, il fatto che un'azienda assuma un modello di inclusione verso l'esterno, all'interno si parlava prima di team coeso, agevola probabilmente la serenità delle persone. Cioè, io che sono in azienda da tanti anni ho visto un po' un cambio culturale, che probabilmente è anche anagrafico, mi auguro, e c'è più serenità quando alla macchinetta del caffè una persona non si preoccupa di in qualche maniera farti capire che lui ha una vita sentimentale alle spalle, che magari è andato al cinema col fidanzato. Certo. Perché del resto le persone in qualche modo, la classica reazione nostra è sì, beh, ma non è che mi importi, tra virgolette, lasciami dire, più di tanto, cioè una scelta tua, tutti siamo diversi, siamo qua in modo assolutamente, come dire, sereno e assolutamente
come dire, aperto a quella che è l'identità e la natura delle persone. Credo poi però che il più grande successo, secondo me, o il più grande portato interno di una politica dichiarata anche di inclusione verso l'esterno riguardi tutti noi, anche le persone che in qualche maniera hanno incarichi, diciamo, manageriali o di gestione delle altre persone, che è il tema legato al fatto che tutti a un certo punto possiamo, dobbiamo riconoscere la nostra fragilità. Il Covid, secondo me, la fase del lockdown ha evidenziato alcune cose. Tra queste, io credo il fatto che tutti noi abbiamo delle debolezze, delle fragilità, e che il modello della perfezione, in modo particolare che purtroppo secondo me subiscono soprattutto le donne che vogliono essere perfette, sì, a casa, perfette con i figli, avere la casa in ordine. Che è un po' il nostro problema, è quello delle donne che vogliamo collaboratori, essere sempre pronti, a un certo punto esplode. Allora, qua secondo io racconto la mia esperienza. Io a un certo punto, come credo molti, sì, mi sentivo schiacciata dalle cose da fare e ho serenamente detto ai miei collaboratori, ma l'ho detto anche all'amministratore delegato: scusa, io sono stanca in questo momento, ho bisogno di prendermi 3 giorni. Questa secondo me è una cosa che io, se non ci fosse stata la storia pregressa, se non ci fosse stato il lavoro aziendale sull'integrazione, la capacità di superare dei modelli, che vuol dire la capacità di superare la diversità, ma soprattutto la capacità di riconoscere che tutti possiamo avere, come diceva giustamente Procopio prima, dei momenti in cui tutti, sì, noi abbiamo delle fasi o dei momenti di fragilità, credo che appunto è un passo al quale non saremmo arrivati senza una storia. Assolutamente, quindi assolutamente, credo senza che una base in questo da cui partire, senso, sì, la diversity a 360 gradi significa accettare anche la mancata perfezione o l'imperfezione di ciascuno di noi. Ok, no, questo è giustissimo, ottimo spunto anche questo. Allora, dobbiamo correre un po', ma voglio chiedere ancora una cosa all'avvocato Bofalo e poi lasciare le conclusioni a Roberto Speziotto. Avvocato, insomma, come fare però, altra cosa fondamentale, parlando di meritocrazia, come fare per evitare che le politiche di inclusione possano anche diventare discriminatorie? Cioè, come dare le stesse possibilità a tutti? Perché è facile dirsi, ma poi è difficile a farsi, insomma, come tante cose. Assolutamente vero, nel senso, abbiamo richiamato prima il concetto delle quote rosa, però quote rosa al 40% significa che sto prendendo veramente il 40% di donne brave e sto escludendo magari un uomo che avrebbe avuto meriti. Allora, il concetto delle norme, come dicevamo prima, è per iniziare ad abituare comunque all'idea evidentemente di un cambiamento. Un cambiamento che però deve avvenire culturalmente all'interno delle persone, degli spazi e degli ambienti, voglio dire, perché senza un percorso che porti effettivamente alla valorizzazione di talenti, non necessariamente tutti devono fare l'amministratore delegato, cioè l'importante è capire che all'interno di una grande azienda, così come all'interno chiaramente di una società, ciascuno avrà evidentemente il proprio compito, secondo quelle che sono le attitudini, le propensioni, la voglia evidentemente di fare. Chiaramente l'auspicio è quello di poter arrivare ad una scelta che non venga fatta semplicemente per quote, ma questo su tutti i livelli, in termini, come dicevamo prima, sia di disabilità o abilità o in termini chiaramente di gender, ma venga fatta evidentemente soltanto sulle competenze. Okay. È un lavoro che secondo me dobbiamo fare tutti quanti noi, nel nostro piccolo, per aiutare comunque il sistema evidentemente a cambiare. Sì. Allora, le conclusioni di Roberto Speziotto, in un'ottica di medio periodo, per così dire, come il Covid, perché poi partiamo sempre anche da lì necessariamente, impatterà sull'organizzazione del lavoro, quindi a quali nuovi modelli ci rifaremo, analizzando anche tutte le diversità. Per esempio, mi viene in mente, geograficamente parlando, la differenza c'è, no? Per chi lavora in una grande città, invece un paese a nord e a sud. Ecco, cerchiamo di chiudere a più ampio raggio in questo modo.
Sì, fatemi fare solo due piccolissime digressioni rispetto alle cose che ho sentito. Sì. In Banco BPM la prima cosa, la parola diversità per noi non esiste. Siccome le parole pesano, per noi esiste la diversa abilità. È un piccolo gioco di parole, ma è un concetto che forse dietro esprime tanti altri ragionamenti. La seconda cosa, parlavamo prima di permessi genitoriali, guardo l'avvocato Boffoli, noi con le organizzazioni sindacali abbiamo fatto ad aprile un accordo sindacale che dava dei permessi straordinari alle mamme e ai papà in quel periodo di difficoltà, un terzo è stato preso dai papà e due terzi è stato preso dalle mamme, quindi inizia un Oh, percorso evviva! con il quale c'è una certa evoluzione del Evviva! tutto. E anche qua invece torno alla domanda, e Sì. alla domanda anche qua vedo di contestualizzarla con l'esempio pratico che io gestisco ogni giorno. Faccio l'esempio Piazza Meda, il palazzo in cui io oggi sono, in cui opero tutti i giorni, è un palazzo che ospita per noi circa 1.000 persone. In tutto questo periodo siamo stati poco meno di 100 persone. Queste 100 persone cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 900 persone in meno che tutte le mattine si alzano, prendono i mezzi pubblici e arrivano qua in Meda. Vuol dire che ci sono 900 persone in meno che tutti i giorni escono magari per prendere un caffè o a Luna per andare fuori al ristorante. Vuol dire che ci sono 900 persone che quando escono dal lavoro, magari nei negozi che sono qua limitrofi, hanno un minor impatto su questo, su questa attività. Quindi quando il nostro sindaco, il sindaco Sala, pone il tema smart working, rientriamo, non rientriamo, cosa facciamo? È un tema reale, è un tema che anche per quanto ci riguarda, questo vuol dire un diverso approccio anche delle abitudini dei nostri clienti. È evidente che noi stiamo molto, molto con gli occhi, veramente con l'ansia di quello che può succedere a settembre. Abbiamo due piani, un piano di ritorno a una quasi normalità operativa e un piano invece per eventualmente gestire un ulteriore periodo di grande crisi. Però è evidente che anche gli approcci di quello che può essere il centro urbano rispetto ai centri periferici cambiano perché se penso qua, ma se penso io abito vicino a City Life, quel complesso è un complesso che in questo momento è il deserto dei Tartari, detto Eh brutalmente, perché se prima c'erano 5.000 persone che ci lavoravano, oggi se tu ci vai nelle giornate lavorative vedi sì. veramente Infatti molte pochissime attività persone. Quindi all'interno, un bar, tema ristoranti non hanno aperto, insomma, è molto semplice comprenderlo, assolutamente. assolutamente sì. Certo. E anche noi, per esempio, dalla prossima settimana il tema smart working, secondo me, lo dico brutale, smart working 5 giorni su 5 è decisamente nocivo. È nocivo per l'attività delle persone, è nocivo perché non hai più quel contatto interpersonale che poi alla fine crea valore. Uno smart working è un qualche cosa che era scritto anche nel nostro stesso piano industriale, ma è un qualche cosa che deve essere dosato e quindi deve essere nell'arco della settimana lavorativa essere Ok. disciplinato. D'altra parte, le vecchie regole portavano per quanto ci riguarda, portavano 2 giorni su 5 come possibilità di smart working. E anche lì, dei nostri vecchi 1.000 smart working, oggi ne abbiamo 9.000 su un totale di 22. Siamo passati da 1.000 pre-COVID ad averne oltre 8.000 in questa fase. Anche i primi 1.000 noi avevamo 600 uomini e 400 donne, quindi con una suddivisione. Ok, ecco, noi dobbiamo chiudere. Grazie. No, sono io che ringrazio voi perché abbiamo davvero avuto tantissimi spunti, ce ne sarebbero ulteriori, ma insomma, poi ci ritroveremo sicuramente. Simbolo del fatto che anche questa seconda edizione della nostra TV Week dedicata all'HR è stata veramente. Molti sono collegati, quindi ha un ottimo successo. Credo che gli ospiti mi abbiano abbandonata, ma comunque li ringrazio. Roberto Speziotto, Davide Procopio, no, qualcuno c'è, Maddalena Boffoli e Miriam Frigerio. Ah, ci Eccoci, sono tutti. eccoci, Ho ci sentito siamo uno strano tutti. rumore, pensavo Sì, che ci siamo fosse. tutti. Perfetto, allora possiamo fare i saluti conclusivi. Grazie davvero, è stato molto Grazie a voi. interessante e mi auguro di Grazie. avervi presto sulle fonti Arrivederci. TV. Grazie, Grazie. grazie. Arrivederci. Tra poco torniamo con i mercati e il mondo delle cripto, quindi restate con noi, arriviamo subito.